Marco! Marco, rifacciamo la pasta allora. Qualcuno giustamente suggeriva, visto che non tutti hanno il cronometro, quindi lavoreranno con i cellulari, credo, o con l'orologio, allora giustamente qualcuno diceva, ma se io ho il navigatore che deve contare, scendere a far canestro, ci rimane difficile. Si pensava di far scendere il pilota, che è più semplice, perché il navigatore dà il tempo, quindi continua a contare, e il pilota scende e fa il canestro. Facciamo un'ultima simulazione per scendo io adesso. Ok. Adesso parte lui, ritorna e facciamo. Allora adesso partirà primo per sosta, 10 secondi, vai Marco. Dato che c'è chi passa. Ricordatevi di dare il tempo al vostro pilota al momento che passate sul primo per sosta. Questo legge le ruote davanti.